grazie al popolo di Militello che ha creduto in me, che ha creduto nella mia squadra, e spero che da domani noi possiamo far risorgere questo paese dalle macerie e dal baratro dove è caduto. Io spero di essere il sindaco di tutti indistintamente, di chi mi ha votato e di chi non mi ha votato, nella speranza che con la loro collaborazione noi possiamo recuperare il tempo perduto, perché noi abbiamo un dovere morale nei confronti dei nostri figli di dare vita a questo paese per poter fare mantenere in questo territorio le generazioni future. È stata una campagna elettorale, diciamo, abbastanza serena, tranne qualche fuoriuscita dalle note musicali, però tutto sommato dobbiamo dire è stata abbastanza serena. Certo, sempre campagna elettorale. Certo che spodestare dopo 50 anni un regno che praticamente era incontrastato, e lo sappiamo da chi, penso che sia stata anche un po' dura, anche perché fino all'ultimo minuto si diceva che la lista avversaria, a cui rivolgo il mio particolare saluto, in particolar modo alla candidata a sindaco avversaria Teresa Travaglio Cicirello, che conservo e do sempre la mia fiducia, la mia stima, e a tutti i suoi componenti, dicevano e sostenevo sempre che il vecchio non c'era. Invece, proprio negli ultimi giorni, questo si è rivelata una vera bufala.